Bene, amici di Tennis Stars, ci siamo anche oggi. Oggi edizione anticipata, di solito facciamo alle ore 18, ma oggi cambiamo. È meglio, dirò, vi dirò perché così è anche un test. Perché siccome, come vi dicevo negli scorsi giorni, adesso dopo i 4 volevo un po' ridurre il numero di interviste perché ne saranno a venerdì, ne saranno quasi 40, anzi non quasi, saranno 42 interviste filate. E un po' di pausa volevo prendermi perché, come sapete, è un lavoraccio starci dietro, però lo faccio volentieri perché mi piace. Però volevo ridurle anche per vedere un po' anche l'affluenza e per dare a voi anche la possibilità di prendere un po' di respiro. Quindi farne, non so, 3 alla settimana, il lunedì, il mercoledì, il venerdì, oppure il lunedì, martedì, giovedì, venerdì, fare il mercoledì di pausa. Insomma, devo studiare un po' e magari anche cambiare l'orario, perché no. E oggi ne facciamo una prova, oggi siamo alle 16:30 e vado a presentarmi subito l'ospite che fra poco vi faccio vedere. Attenzione, io sparisco e mi trasferisco sull'altra piattaforma, mi vedrete in piccolo, ed è Alessandro Giannesi. Ciao Alessandro. Ciao, ciao a tutti. Allora, chiedo a chi, siccome sto facendo ponte fra applicazioni, quindi numeri pazzeschi, chiedo a chi ci sta seguendo sulla piattaforma consueta se mi sente bene a me, ma anche ad Alessandro, sentite bene? Aspetta che chiedo a chi è partecipante. Claudia, ci senti bene? Sì, perfetto. Ok, ottimo. Grazie Claudia. Saluto a tutti i presenti che ormai sono affezionato. Calcolo Alessandro che ce ne sono una trentina che secondo me non hanno perso neanche una puntata. Quindi probabilmente Va saranno, bene. sì, quindi probabilmente saranno a casa soli e non sapete cosa fare. Quindi ogni giorno scherzo, ovviamente. Scherzo, scherzo. Allora, Alessandro, io con gli intervistati, la prima cosa che chiedo è dove si trovano in questo momento e com'è la situazione dalle loro parti. Com'è la tua? Guarda, mi trovo alla Spezia a casa e la situazione è, penso, come in tutta Italia, quindi stiamo cercando un pochino di tornare alla normalità piano piano e qua in Liguria da qualche giorno hanno riaperto qualcosina, dando la possibilità, insomma, di farsi una corsetta o magari un giretto in bici. Tutto qui. Sai, ieri parlavo con Marco Panichi, che tu conosci bene, e io ho detto, ma adesso come fa Noia? Ma sì, ha un campo privato in casa, sai, gioca. Tu non c'hai un campo privato? Io no, il campo privato no, io vivo in un appartamento, quindi per adesso devo aspettare lunedì per iniziare un pochino a allenarmi. Certo. Ecco, guarda, approfitto per farti una domanda, adesso mi è venuta in mente pensando a un articolo che leggevo prima, anzi, più che un articolo, ho anche dato un occhio, non so se hai visto, ma l'ATP di 1000 di Madrid ha organizzato un torneo online sulla PlayStation. Non so se l'hai visto con. L'ho visto, c'era anche Fabio che partecipava. C'era anche Fabio, sì. Cosa ne pensi di questa frontiera nuova, diciamo, dei giochi online? Ma penso sia una cosa carina e penso anche che non potrei partecipare perché io non sono mai stato un partito di PlayStation, quindi non sarei in grado proprio di giocarci. Che poi però diciamo lo sfondo sotto e qua ti vado anche a chiedere una domanda su questo, è utile perché c'è il montepremi da 150 mila dollari mi sembra, non mi ricordo quanti, ma a prescindere che poi verranno messi a disposizione per i giocatori che sono sotto la 150esima posizione in classifica. Come la vedi come iniziativa? Ah, penso che sia una bella iniziativa per tutti quei ragazzi che sono indietro nel ranking e che sicuramente hanno bisogno di un aiuto economico in un momento difficile per continuare, insomma, la loro passione e il loro sport. Poi ti chiederò anche, ci parlava anche nelle interviste dei giorni precedenti con gli altri intervistati sul fatto del famoso obiettivo della posizione numero 100, che è quella che ti permette di vivere di tennis. Dice, lo hanno detto in tanti. Anzi, te lo chiedo subito, sei d'accordo su questa affermazione? Beh, sicuramente l'ingresso nei 100 ti dà la possibilità di avere più tranquillità economica e fino a quello step lì diciamo che devi farti un bel mazzo per riuscire a fare le cose bene, avere un team e tutto quanto. Insomma, le spese di un tennista sono immense, i guadagni nei primi 200 sono sicuramente buoni, ma bisogna sempre stare attenti anche al discorso delle spese, perché tra le tasse italiane e le spese che un giocatore professionista deve affrontare, insomma, bisogna stare attenti ai conti bancari.
Ma ti faccio una domanda adesso, mia, che un giorno facevo un ragionamento con un altro coach. Secondo te, è giusto il fatto che magari, perché si pensava, non sai, uno è 300 al mondo, mi ricordo che avevo incontrato proprio un mago, Fabiano, che all'epoca era intorno ai 180 e avevo visto che stava tornando in spogliatoio e faccio, ah, ciao Thomas, insomma, ho fatto due chiacchiere, fa, ma con chi sei qua? E lui mi ha guardato e mi fa, e con chi vuoi che sia? Soglio. E chi se lo può permettere di portare qualcuno in giro, no? Allora ho pensato, cacchio, ma questo qua è 180 al mondo, cioè non 180 della mia via qua dove abito a Trieste, ma 180 nel mondo, e mi sta dicendo che fa fatica. Allora stavo pensando, ci sono quei tornei dove, tipo i Grandi Slam, dove il primo vince una bombarda di soldi e uno che arriva il primo turno che se ne prende 30, ma la mia, ma è un giocatore fortissimo. Secondo te, una ridistribuzione del montepremi non sarebbe più equa? Beh, sicuramente sì, sicuramente ci sono dei premi veramente folli per le prime posizioni e per un ragazzo che magari è 110, 105, 90 del mondo, che al mio modesto parere è già un fenomeno, perché Sì. comunque non è assolutamente semplice arrivare a certi livelli, fa fatica, insomma, nel senso non dobbiamo pensare che siamo una categoria sfortunata, perché il tennis è già uno sport retribuito abbastanza bene rispetto a tanti altri sport che fanno ancora più fatica, quindi Certo. dobbiamo anche pensare da questo punto di vista. Però sicuramente si può migliorare la distribuzione del denaro, a livello dei tornei maggiori. Sì, esatto, sono d'accordo, perché poi pensavo, cacchio, per esempio, Federer non avrà bisogno adesso di vincere, anche se vince uno slam, tutti questi, cacchio, non può prendere un po' di meno e distribuire con gli altri ragazzi che fanno una fatica, e come hai detto tu, sono dei fenomeni, perché io per esempio nel 2016 ho avuto la fortuna di seguire Nikola Kacic, che è un giocatore serbo che era intorno a 400 del mondo, e Certo. che lo allenava Castellani, io l'avevo conosciuto in Accademia in Messico. E mi ricordo che ah, ciao, insomma, sono andato là a seguirlo e gli faccio, con chi ti alleni oggi? E mi fa, beh, con te, non hai le racchette. E gli ho detto, sì, guarda, io non sono da 400 al mondo. Insomma, ci siamo allenati un po' in campo, ovviamente difficoltà, io è come se avessi fatto un anno di allenamenti in quell'oretta, lui era proprio tranquillo, però mi ricordo che il giorno ha fatto tutte le qualifiche quell'anno a Umago, poi è entrato in tabellone principale, tra l'altro la sua prima volta in un torneo ATP e giocava contro Bedene, che era 70 al mondo, boh, lui era 4,30, ho detto sarà, ma sa, e invece ha vinto, cioè, quindi non è che un 450 al mondo è tanta differenza, no? Poi dopo ha preso Chardy e non le ha viste. Assolutamente. No, assolutamente. Ormai il livello medio si è appiattito molto, i ragazzi giocano tutti bene a qualsiasi livello, quindi ogni partita è una partita a sé. Quindi il livello si è molto pareggiato, secondo me, in questo momento. Certo. Però, ritornando al discorso Sì. precedente, pensa che addirittura nei primi 15 del mondo penso che ci sia addirittura un bonus. Non so esattamente di quanto sia, ma in base alla classifica a fine anno prendi dei bonus che sono dei milioni di euro in base al ranking che hai alla fine dell'anno, Ancora. oltre a quelli che prendi durante Ancora. Ancora, l'anno. che miseria. Eh Senti, sì. se mi vedi ogni tanto con la testa che guardo in basso a destra, non è la lavatrice che devo stare attento, ma mi scrivo perché dopo scrivo anche l'articolo sull'intervista, no? Quindi mi segno degli Certo. appunti. Senti, io con anche gli altri intervistati partivo sempre con chiedere un po' com'è stato l'avvicinamento al tennis, un po' la trafila da ragazzi, e una domanda che faccio spesso è: qual è stato quel momento in cui hai detto, ma guarda che lo farò di professione il tennista, che quelle cose si fanno serie? Vabbè, l'avvicinamento è stato grazie ai miei fratelli che giocavano e sono più grandi di me di 6 anni. Sì, non mi vedi più tranquillo, Ah, così ti faccio. ok, mi sono fermato perché ho detto cosa è No, no, successo. così ti faccio No, vedere in grande a te. Ah, ok, niente, ti dicevo, ho iniziato grazie, insomma, vedendo loro da piccolino. A 8 anni ho fatto il mio primo corso di tennis. A 12 ero già bravino, ero in nazionale under 12 e ero, mi sembra, tra i primi due o tre d'Italia a 12 anni.
E successivamente a 14 mi è arrivata la convocazione per il Centro Federale di Tirrenia con la nazionale e lì insomma è stata presa una decisione un po' più centrata al futuro e a vedere se potevamo provare a fare questo nella vita, e anche grazie ai miei genitori che mi hanno supportato in questa scelta e sono andato insomma a Tirrenia e ho iniziato la mia carriera abbastanza presto. Un argomento di cui parlavamo anche nelle altre interviste era il fatto, anche con Marco ieri, diceva: sì, non c'è sta fretta di specializzarsi subito in uno sport che dopo magari ti passa, perché cominci a 12, 13, 14, 15, 16 anni, dopo magari ti stanchi e i ragazzini mollano, no? E lui parlava proprio del fatto di provare più sport differenti, no? E a te invece stai giocando attualmente, quindi questa cosa non è successa. Qual è il segreto per dire, non so, magari verso i 18 anni, 17 anni, non so, le ragazzine, le feste, dire: sapete cosa, mi avete rotto i coglioni e mollo tutto e addio, e invece di persistere avanti. Ma guarda, io sono d'accordo sul fatto che fare tutta la trafila junior sia un pochino lunga. Io l'ho fatta tutta da 12 a 18 e adesso ho 30 anni, insomma la carriera è stata molto lunga e se potessi tornare indietro magari prendere una scelta diversa, soprattutto per i primi anni e fare delle scelte diverse, magari in quegli anni lavorare di più su prevenzione, su altro tipo di cose che magari ti porti poi negli anni successivi. Però ti dico, nonostante questo, io sono stato bravo a credersi sempre, anche nei momenti di difficoltà, e sicuramente ogni ragazzo deve dare il massimo di quello che ha e deve sentirsi pronto a soffrire, perché è uno sport che è abbastanza duro questo, quindi devi essere bravo anche a accettare i momenti negativi. E tante sconfitte perché è uno sport dove si perde tanto. Si vince solo un paio di settimane all'anno se sei bravo, quindi devi accettare molto il fatto di perdere e accettare il fatto di migliorarti. Certo. Si parlava sempre nelle interviste precedenti, soprattutto con i giocatori del passato, magari adesso è differente, me lo dirai tu, del fatto che all'età, diciamo, giovane, insomma, intorno ai 18-19 anni, così, c'era tanto il fattore della solitudine, girare per il mondo da soli, adattarsi, capire le culture, e che da solo ti forgia il fatto poi di essere solo anche in campo. Cosa ne pensi di questo? Assolutamente, è uno sport dove spesso, molto spesso sei solo, sei in giro per il mondo. A me questa cosa è sempre piaciuta, nel senso perché comunque magari a 17 anni sei già un pochino più maturo rispetto a un tuo coetaneo facendo questo tipo di vita e sei messo di fronte a tante difficoltà che sicuramente ti serviranno in futuro e adesso che mi reputo già un uomo, sicuramente ti possono dare una mano. Nel modo di pensare, nel modo di accettare certe dinamiche. Quindi questo è sicuramente un fattore determinante del nostro sport, è uno sport dove sei parecchio solo, sì. Sì, è un argomento che è ritornato spesso nelle interviste precedenti. E poi si parlava anche della transazione fra diciamo, il circuito juniores e il circuito professionistico, no? Quindi andiamo a parlare di ITF. Tu il primo l'hai vinto, mi sono segnato, a Madrid, il primo ITF che hai vinto a 20 anni, no? Com'è stato il passaggio da junior, diciamo, a professionista? Nel senso, è stata una cosa un po' graduale oppure c'è stato un scalino netto? Perché ci sono stati diversi punti di vista. C'è chi ha detto: sì, boh, junior lo si fa tutto, non c'è fretta, e come qualcuno che ha detto: beh, se si ha subito la possibilità è meglio andare subito allo scalino sopra e confrontarsi subito con il tennis di alto livello, perché la differenza c'è ed è tanta. Beh, la differenza c'è, non almeno ai miei tempi, perché ora sono passati un po' di anni, quindi, però la differenza c'era non tanto a livello tennistico, ma a livello di maturazione, a livello del match, di gestione della partita. Quindi io mi ricordo che ho avuto un momento di transizione, nel senso che facevo magari in un anno un tot di tornei giovanili, un tot di tornei future. Questo sicuramente ti dà una mano per
entrarci con la giusta calma, insomma, perché fare uno step subito, boom, boom, non è semplice perché ti ritrovi a competere con ragazzi molto più grandi di te che sicuramente hanno molta più esperienza, però se uno ha livello, secondo me deve buttarsi e provare. Sì, adesso non so se sei d'accordo, ma si diceva nelle puntate precedenti che la differenza fra il circuito, diciamo, juniores e quello pro già a livello ITF, che magari nei juniores ti metti là e tante volte succede che la partita la perde l'avversario. Nel circuito professionistico è difficile, devi andartene a prendere le partite. Sei d'accordo su questo? No, no, assolutamente, assolutamente. E diciamo che anche il fattore fisico è più determinante, che i ragazzi sono sicuramente più preparati rispetto a un circuito juniores. E poi sicuramente, ti ripeto, sono molto più maturi e quindi da questo punto di vista qui difficilmente ti regaleranno una partita. Ish. Ok, sì, era un discorso che si faceva anche nelle altre puntate. Senti, ma si parlava anche di quanto importante sono la gestione delle emozioni in campo e come le emozioni si ancorano anche a dei ricordi, no? Del primo torneo che hai vinto, ti ricordi tutte le partite? Come c'è qualcuno che si ricorda tutti i punti, oppure ti ricordi, non so, la premiazione, ti ricordi il prima della partita, prima della finale, cosa ti ricordi dell'epoca, diciamo? Mi ricordo che era un future in Spagna a Madrid e mi ricordo che sono andato lì da solo, quindi ho vinto il torneo completamente solo e mi ricordo che ero rimasto stupito dal fatto di come avevo gestito quella settimana nonostante non avessi aiuti esterni di persone che mi consigliassero, quindi questo sicuramente mi ha fatto capire che probabilmente ero arrivato a uno step in cui potevo pensare che pensare veramente di poter fare questo sport un lavoro, quindi è stato sicuramente una bella soddisfazione personale. Sì, quello che hai detto tu sulla gestione esterna mi porta a toccare un argomento che mi sembra che avevo parlato con. Aspetta, non mi viene in mente, però si parlava che e qua ti vado a chiedere anche la differenza che c'è fra il circuito ITF e il circuito ATP, quindi ci mettiamo dentro anche i challenge, perché si diceva c'è tanta differenza, soprattutto anche in chi partecipa, perché nei tornei ATF, non mi ricordo che allenatore mi ha detto, io vedo abbastanza turismo tennistico, non vedo giocatori che hanno, diciamo, il fuoco negli occhi, girano, giocano, un po' vanno in giro, le cene, non c'è questa fuoco, cosa ne pensi? Penso che il rischio è proprio quello, penso che quando uno arriva in quel circuito ci arriva in un determinato modo, poi il rischio, se non riesci magari a uscirne velocemente, è quello di adattarsi un pochino a quel livello e quindi magari prenderlo come ok, sono qui al torneo, però non sto puntando veramente a fare quello che potrei fare al 100%, quindi un pochino c'è il rischio di vedere qualche ragazzo magari già di una certa età che potrebbe gestire le cose in maniera migliore, quello sicuramente. Sì, si parlava, era stato usato il coniato il termine di professionista amatoriale. Sì, è sempre lì il discorso. Vedi, tanti ragazzi che sono professionali e che comunque ognuno raggiunge il proprio livello e quello non si può sapere quale sia il nostro massimo, quindi ognuno ha il proprio. Certo. Però magari altri che invece non provano veramente fino in fondo a esprimersi nel loro potenziale che potrebbero avere sicuramente. Sì, diciamo c'è una questione di adagio, dai, chiamiamolo. Esatto, adagio, dai, quello che dicevo, insomma, che rischi di adagiarti a quel livello, insomma, dopo un po' di anni Sì, che non sì, sì. riesci a uscirne. Senti, prima hai parlato di, e ne parlavo anche con Marco ieri, di aver fatto delle scelte differenze, soprattutto per quanto riguarda la questione prevenzione. Suppongo che parli di prevenzione infortuni. Assolutamente sì, prevenzione infortuni, prevenzione articolari di quando sei un ragazzino e quindi hai ancora tempo di migliorare determinati aspetti e che non sei ancora in grado di
ragionarli con la tua testa, 12, 13, 14 anni, non sei ancora un ragazzo maturo che può pensare, ok, per la mia anca, per la mia schiena, farei determinate cose per non avere problemi dopo. Quindi lì devi un pochino essere guidato, e in questo penso che potevo fare molte cose in maniera diversa e in maniera migliore. Quindi mi stai dicendo un concetto che non abbiamo mai affrontato, il fatto di una prevenzione già a livello di ragazzi, no? Proprio parlavo con Marco anche quando vai a intervenire e lui diceva proprio l'importanza della multilateralità, che non significa destra e sinistra, ma di fare più sport proprio per sviluppare delle skill, di avere più skill maggiori, no? E questa cosa degli infortuni, sì, perché mi ha detto: guarda, parlane con lui, perché lui, secondo me, poteva essere, anche se lo è tuttora, un grandissimo giocatore, ma ha avuto a che fare con grossi infortuni. La domanda che ti faccio è: innanzitutto, come li hai gestiti? Ma poi, magari un lato positivo, nel senso che tu mi sembra che nel 2014 sei rimasto abbastanza fermo, no? Hai fatto l'operazione al polso. Ok, quindi magari tu, tra virgolette, sei già abituato a un periodo di stop lungo come magari lo è adesso, che tanti giocatori magari non hanno avuto infortuni, 3 mesi fermi e tu dici: ah, 3 mesi, cosa? Io, sapete, sono già abituato, no? Può essere un fattore determinante anche questo. Sì, io sono stato abituato, insomma, ad avere tante problematiche, un po' di tipo genetico che purtroppo non ci puoi fare niente, e ti ripeto, se avessi potuto lavorare in maniera diversa da giovane, quando avevo più possibilità di migliorare determinati aspetti, sicuramente l'avrei fatto. E la gestione degli infortuni, sono sempre stato abbastanza bravo in questo, credo, perché cerco di non buttarmi mai troppo, troppo giù. Ovviamente tutti i tennisti hanno momenti alti, momenti un po' meno felici. Però sono sempre rimasto abbastanza lucido, e ho sempre cercato di non abbattermi troppo, di allenarmi e di riprendermi. Insomma, questo è un aspetto fondamentale, penso, di un tennista, sapere ripartire nonostante le difficoltà. Quindi si parla di una delle figure che sta prendendo piede, e poi tu mi dirai se la pensi uguale, ma mi allaccio a quello che hai detto adesso, nel senso: sono stato bravo nei momenti di infortunio a non abbattermi, a rimanere positivo. Quindi la figura del famoso mental coach, che adesso tanto è ricercata, quanto è utile in questi casi, cioè di infortunio, ma poi anche nel campo, perché si parlava proprio con un mental coach e hai detto: guarda, io potrei essere anche il mental coach più bravo al mondo, ma se la persona con cui mi relaziono non ci crede, non farò niente. Cosa ne pensi riguardo a questo? Penso che ha ragione, penso che è uno step fondamentale, e penso che sia fondamentale trovare la persona giusta. E non è scontato, perché comunque può essere un professionista bravissimo al mental coach, ma magari non entra nella persona con cui sta lavorando. Quindi il feeling che si deve instaurare tra un mental coach e il giocatore è sicuramente importante. Questo uno deve sicuramente provare e credere veramente in quello che fa, e credere al 100% nella persona con cui lavora. Questi sono due aspetti che secondo me sono fondamentali per riuscire ad avere dei risultati, altrimenti è come fare due chiacchiere con un amico. Difficilmente, se te la pensi in una maniera e non riesci a cambiare questo tuo pensiero, difficilmente avrai dei risultati da quel punto di vista. Sì, bisogna essere open mind, cioè Bisogna crederci assolutamente, avere fiducia. esatto, sì, essere pronti a ricevere questa cosa qua, perché se tiri giù, lasciare Anche alla fine. informazioni che magari ti danno anche un po' fastidio, e comunque ti entrano dentro e ti fanno capire che magari certe cose non le stai facendo bene, ma devi accettarlo, perché non è una critica, ma semplicemente un consiglio per migliorare. Certo, sono quelle informazioni che Quindi io le chiamo, sono quelle che ti vanno a pizzicare il nervo scoperto, no? Quando ti fanno male, vuol dire che ti certo. sta pizzicando il nervo scoperto e devi capire da subito. È proprio lì che fai la differenza e capisci che magari stai facendo veramente un salto di maturità, un salto di livello. Di qualità, esatto. Senti, Certo. poi dopo, quando sei uscito dal 2014 da questi infortuni, anche dall'operazione del polso,
Però nel 2017 hai fatto best ranking, hai fatto la tua, diciamo, miglior stagione. Da dove parte, diciamo, una buona stagione? È un fattore anche magari di, tra virgolette, chiamiamola fortuna, non so, magari sorteggi nei vari tabelloni, oppure proprio il famoso, parlavamo nelle altre puntate, il flow, cioè quel flusso in cui entri e sei positivo e te lo porti dietro magari anche per tutta la stagione. Adesso non dico, ovviamente avrai anche degli alti e bassi, però è proprio uno stato che sei su. Ma guarda, nel tennis di alto livello, quindi se si parla dei primi 150 del mondo, una stagione è fatta da 5 risultati, quindi devi riuscire a fare 5 tornei buoni da mettere dentro tanti punti, perché ormai sono tantissimi i punti per arrivare a essere un top 100, quindi io penso che i 5 tornei, devi riuscire a fare 5 tornei di livello veramente buono e di risultati buoni. E poi metterci dei piazzamenti. La stagione di un tennista è davvero lunga perché si parla di 35-36 tornei e quindi, ti ripeto, bisogna riuscire a non buttarsi giù quando le cose vanno male perché possono esserci anche 6, 7, 8 primi turni consecutivi perché è possibile a quel livello. E nonostante questo bisogna riuscire a incanalare dei risultati buoni. Io quando ho fatto best ranking ho azzeccato appunto 2-3 tornei grossi e che mi hanno dato tantissimi punti. Certo, hai fatto semifinale anche a Umago, me la ricordo perché l'ho vista. Semifinale Umago, esatto. Poi avevo dentro lo US Open, avevo vittoria a 125.000 e questi sono già tre risultati che solo con quei tre risultati lì ti ritrovi a essere a ridosso dei primi 100. Guarda, c'è una domanda di Giulio che te la faccio immediatamente perché si parlava proprio di infortuni. Ha detto in queste storie che abbiamo raccontato, ha detto che l'infortunio è stato comunque spesso nominato, no? Ma quindi secondo te sono dovuti a sistemi di allenamento errati o è una questione prettamente fisica o genetica? È un insieme di cose. Io penso che adesso ci sia molta più conoscenza rispetto a quando io sono arrivato nel circuito, quindi in questo momento i ragazzi, sia giovani che meno giovani, lavorano in maniera migliore rispetto a 10-15 anni fa, quando io sono entrato nel circuito e c'era un pochino meno conoscenza da questo punto di vista della prevenzione del lavoro per un professionista del tennis. Quindi adesso penso che i preparatori fisici stiano facendo un ottimo lavoro e c'è tanta conoscenza. In più, sicuramente il fattore genetico sì, c'è perché non tutti siamo uguali, non tutti abbiamo la predisposizione fisica uguale, quindi ogni persona penso che debba lavorare per sé, non una cosa uguale per tutti, ma ognuno deve cercare di avere la propria tabella di marcia e di lavoro in base al proprio fisico. Sì, assolutamente sì. Aspetta che ritorno quella telecamera. Ok. Ieri, sempre con Marco, si dice, lui ha detto una bella cosa. Aspetta che la riprendo con i miei punti. Ha detto: sì, vai, sai, il tennis è un insieme di cose, poi il risultato è quello che succede nel campo. E si parlava dell'importanza del team. Nel senso, sai, sì, si dice che il tennis è uno sport singolo. Però alla fine è uno sport di squadra perché il team fa la differenza, diceva Marco. Secondo te, come la vedi? E magari parlaci anche di chi fa parte del tuo team adesso. Penso che sia giustissimo quello che ha detto. Il team fa la differenza per ogni atleta nel nostro sport e chi ha la possibilità e la fortuna di avere un team di livello sicuramente avrà più facilità nel raggiungere quello che vuole. Il mio team adesso fa parte Flavio Cipolla, che è il mio allenatore, e mi trovo molto bene con lui perché è un bravissimo ragazzo prima di tutto e poi un bravo professionista anche, che sa fare bene il suo lavoro. E fino all'anno scorso lavoravo con Marco, appunto adesso ha preso un giocatore abbastanza scarso che è Djokovic, quindi ha dovuto intraprendere un nuovo percorso giustamente. E adesso mi ritrovo un ragazzo argentino che si chiama Diego Silva, che mi fa da preparatore atletico. In più c'ho un mental coach che è Stefano Massari, che mi dà una mano. Quindi sono sotto buone mani. Allora, mental e lui è preparatore che mi segno i nomi. Tra l'altro con Flavio Cipolla,
Se non erro, adesso dovrei cercare delle foto, ma mi sembra che è stato uno dei primi corsi, lui era ancora lì che mostrava come fare il back lungolinea, mi sembra nel 2015, nel 2014, ma dopo guardo se trovo una foto sua. Senti, adesso in casa come ti tieni in allenamento? Faccio un programma giornaliero che può variare dalla palestra alla corsa o magari un Tabata che è un circuito dove cerchi di andare a un livello superiore di intensità per consumare un pochino di calorie per non prendere peso, soprattutto in questo periodo di senza attività. Senza attività, sì, esatto. Esatto. Quindi il preparatore atletico, oltre a mandarti le schede, ti chiede anche le foto del frigorifero? No, non me la chiede, però diciamo che dopo il primo periodo in cui mi dedicavo anche un po' alla cucina, quindi al mangiare perché sono un buon gustaio, adesso mi sono messo un pochino a regime e quindi faccio attenzione perché si ritornerà a allenarci e quindi non voglio arrivare in uno stato che ci metterò del tempo a riprendermi, insomma. Certo. Tra l'altro io ti ho visto giocare ed ero seduto proprio vicino a Marco e ieri non mi sono dimenticato di ricordarlo, mi sembra 2 anni fa a Perugia, perché facevamo un corso della GPTCA che lui faceva il relatore e tu stavi giocando il Challenge di Perugia. Adesso non mi ricordo contro chi giocai quella partita, ma tra l'altro l'hai vinta. Travaglia, può essere? Non so se era Travaglia, non lo so, no, non so se era A Stefano. Perugia, Arguello, Arguello, Potrebbe essere, Fortuna. sì, Arghello, sì, era lui. Vabbè, a prescindere da questo, facciamo un po' di domande, non da botta risposta, ma sì, un paio di domande secche. Anzi no, scusami, prima parlavi dei 35-36 tornei e che 5 sono fondamentali. Come gestisci quindi la programmazione inizio anno? Ti metti già questi 5 obiettivi o poi la modifichi durante l'anno perché magari 2 sono saltati e hai detto ok, allora punto a questi che sono fra 2 mesi, ma la pianifichi. Ma la pianifico cercando di fare un mix tra tornei ATP e tornei Challenger, quindi cercare di fare un pochino entrambi. Io cerco sempre di, quando ho la possibilità, che quindi il ranking me lo permette, di giocare anche a livello un pochino più alto, perché comunque reputo di avere il livello per magari ottenere un risultato di livello a livello ATP, quindi ti darebbe la possibilità di prendere tanti punti. E poi sì, lo vari in base ai risultati che ottieni e durante il corso dell'anno, insomma. Sì, è malleabile, diciamo. Qual è Esatto. il torneo più bello secondo te a cui hai partecipato? Quello che proprio ci torni volentieri e quello in cui magari anche del periodo ITF dove ti ricordi magari di una situazione clamorosa a livello di organizzativo, clamorosa dico in senso diciamo negativo. Ma i tornei più belli è difficile da dire, sono nel circuito maggiore i tornei sono tutti belli perché i quattro slam sono tutti e quattro molto molto belli, ognuno ha le proprie caratteristiche, però tutti e quattro hanno il proprio fascino. Indian Wells è un bellissimo torneo sicuramente, Rio de Janeiro all'ATP 500, Roma, il Foro Italico sicuramente un bellissimo torneo, Acapulco è un altro torneo che ricordo veramente con tanto affetto. E a livello negativo, guarda, recentemente sono stato a un Challenger a Amburgo che è stato veramente terrificante da tutti i punti di vista. Era un Challenger, però organizzato veramente, veramente male e l'albergo era bruttissimo. E quindi per un livello challenger non era assolutamente all'altezza, penso che ho giocato il match addirittura senza raccattapalle che a livello challenger sono addirittura obbligatori, quindi mi ricordo quel torneo lì come un torneo davvero organizzato in maniera pessima e in Germania davvero strana come cosa. Infatti stavo per dire, cioè lo stavo per dire, I attenzione. tedeschi di solito sono precisi, ma in quel caso lì sono stati non all'altezza. Infatti stavo per dire, attenzione signori, ma i tedeschi hanno organizzato un torneo maiuccio. Dai, senti, Renzo ti chiede, come viene gestito il doppio nella preparazione e nella programmazione? Ha senso anche per un aspetto economico? Cioè, come li vedi i doppi?
Ha senso sicuramente, come dice lui, per un aspetto economico, insomma, per far fronte, magari usandolo come far fronte alle spese che uno ha in quella settimana, magari giocare il doppio. Io sono un ragazzo che, ti ripeto, avendo un fisico un pochino fragile, cerco sempre di concentrarmi per il momento sul singolo. E quando ho la possibilità di farlo, sicuramente riuscire a farlo con degli amici, però non sono uno specialista che prepara il doppio. I doppisti invece sono proprio specializzati con i propri allenatori insomma, per fare i loro schemi e per trovare il partner fisso da tenere tutto l'anno. Sì, diciamo che il doppio è un po', sai, quando scommetti, che metti, non so, 5 euro su un numero, poi ne metti uno sul rosso per copertura, no? Magari così copro un po' la Certo, cosa. certo, Senti, certo. Eh sì. raccontami un po' cosa è successo, come l'hai vissuta Australian Open con il mitico coreano. Anzi, e su questo ti chiedo due cose. Come si potrebbe modificare la gestione di questi momenti di intervento medico che tante volte vengono messi sotto gli occhi del ciclone perché dicono che sono finti? E poi ci metto vicino magari un fatto che, anzi no, rispondimi a questa e poi ti dico un'altra cosa. Guarda, penso di aver avuto onestamente tantissima sfortuna in quell'occasione perché, appunto, come hai detto te, giocavo con questo ragazzo che oltretutto è sordomuto, quindi non c'è comunicazione con il ragazzo e quindi il fisioterapista, arrivando in campo al tiebreak del terzo set sul punteggio di 4-0 per me, l'arbitro non è stato all'altezza di prendere una decisione che era veramente palese il fatto che il ragazzo avesse i crampi e nonostante questo è stato chiamato il fisioterapista che non era a conoscenza della situazione, è entrato in campo, il ragazzo coreano era seduto e quindi non essendoci stata la possibilità di comunicare col ragazzo l'ha trattato e anche se non ci sarebbe potuto fare una cosa del genere perché era palesemente i crampi e infatti poi mi è stato chiesto scusa da tutti gli enti dell'ATP e addirittura dal fisioterapista stesso. Sì, quindi è stata, diciamo, una sfortuna nella sfortuna, però cacchio, una cosa del genere, però, visto che prima si parlava dei tornei fondamentali anche a livello economico, un po' Sì, ti. infatti è per quello che diciamo a caldo ho fatto parecchio fatica perché quei quattro tornei lì sono i quattro tornei che ci danno un pochino di respiro economico e quindi perdere in quella maniera lì è stato sicuramente brutto e mi ha fatto abbastanza male, insomma. Sì, esatto. E prima si parlava del torneo ad Amburgo dove non c'erano i raccattapalle, no? La domanda che ti faccio io è: e se dopo questa cosa del Covid, le palline con i guanti, eccetera, magari i raccattapalle vengono diminuiti del numero e soprattutto l'asciugamano ve lo andate a prendere da soli? Come la vedi? Come. Sono d'accordissimo, nel senso che bisogna tutelare assolutamente la salute di tutti, quindi le prime persone sicuramente saranno i raccattapalle. Non è che noi siamo delle persone speciali, quindi se uno dovrà andarsi a raccogliere le palline o prendersi l'asciugamano, se, mi sembra più che giusto che ogni tennista lo faccia. Ti ripeto, in quel caso lì. Penso che sia anche bello per un ragazzino fare il raccattapalle perché l'ho fatto anch'io in passato a un torneo di professionisti. In quel caso lì, dove non c'era ancora la pandemia, è stato organizzato male perché poteva essere fatto in maniera diversa. Sì, no, io mi sono riallacciato a questa cosa qui perché magari potrebbe essere Certo. che. Io penso che con questo Covid che sta colpendo, insomma. Penso che sia giusto tutelare anche i raccattapalle, tutti quanti, insomma. Sì, perché poi non mi ricordo, ho letto l'altro giorno un'intervista e ho detto, beh, insomma, i raccattapalle, magari l'asciugamano no, però è impossibile giocare senza raccattapalle. Io ho pensato, ma perché è impossibile? No, non c'è niente di impossibile, assolutamente. No, non sarà semplice perché comunque dopo tanti anni uno è abituato Certo. al concetto di avere un raccattapalle, però assolutamente non è una cosa No, fondamentale. anche perché per esempio nel circuito ITF che tu hai fatto, la raccattapalle non ce ne Chiaro, sono, chiaro, quindi assolutamente. sei abituato a gestirti le palline. Senti,
Senti, Giulio ti chiede, a livello di allenamenti, ma anche di partita, fai ricorso alla videoanalisi per magari andare a vedere, modificare qualcosa? Sì, mi è capitato di usarla per migliorare aspetti tecnici soprattutto e dettagli che magari non noti, ma con la videoanalisi riesci ad andare più sul dettaglio, quindi sì, mi è capitato di usarla. E hai trovato beneficio? Ho trovato beneficio, sì, bisogna saperla usare e bisogna sapere anche distinguere quando andare su un dettaglio, però neanche fossilizzarsi su quello, perché Sì. comunque il tennis è uno sport dinamico, quindi non è che bisogna sempre pensare che l'errore sia dovuto proprio per una piccola imperfezione. Certo. Senti, quando vai ai tornei, quando partecipi ai tornei, escono i tabelloni, esce un giocatore e dici: no, cacchio, c'ho. Qual è quel giocatore? Adesso non stiamo parlando dei primi, magari dei primi 10, no? Magari qualche numero più sotto che dici: porca, proprio lui. Ma guarda, onestamente non c'è uno che fa proprio lui, perché adesso il livello dei primi 200-250 è davvero alto, quindi quando vado a giocare un torneo so che al primo turno mi toccherà subito una partita durissima e chi ti tocca perché il livello è alto, quindi diciamo che quando esce il tabellone sai già che qualsiasi nome uscirà non sarà proprio piacevole come partita. Sì, però magari se esce un. Sicuramente ognuno di noi è una bestia nera, adesso ci dovrei pensare, non mi viene in mente in questo momento. Vabbè, magari ti verrà. Però se c'è. Diciamo che con Cecchinato ci ho sempre fatto delle battaglie, ma non sono mai riuscito a vincerci, per esempio. Ah, ecco. Quindi il check, mettiamo il check. Ho visto che una partita hai giocato con Fognini e hai perso 7-6, 7-6, adesso non mi ricordo dove, a Rio? Sì, a San A Paolo, San in Paolo, Brasile. sì. Ah, con Fabio. Però Fognini è sicuramente di un livello superiore rispetto al mio, quindi non lo posso reputare una bestia nera. Anche Sì, no, è vero, anche Marco. Cecchinato sicuramente è arrivato a un livello superiore, però diciamo che quando ci ho giocato contro la maggior parte delle volte era al mio stesso livello. Sì. Aspetta, volevo farti una domanda su. Aspetta, adesso ti ho chiesto quella del giocatore. No, tu hai detto una cosa che mi è venuta. L'ho persa adesso che hai detto di Fognini. Vedi, Fabio, cacchio, non dovevo nominarlo, che l'ho persa. No, e invece mi chiedo. Aspetta un attimo, che guardo le domande. Ok, qua si parla di gossip. Storielle con tenniste, ne abbiamo? Magari nel passato, eh? Cioè, succede qualcosa? No. No, che mi vengano in mente, no. No, ragazzi, Assolutamente. che domande fate? Cacchio, sul pezzo non ha tempo Sì, di guardare le donzelle. Ah, ecco, mi è venuta, adesso che ho detto guardare, mi è venuta la domanda di prima. Ma se in tabellone ti esce uno che dici, porca, sai che questo. Ma deve essere nuovo, o non so se no, magari non ti capiterà, no? Però magari vai a vedere o ti confronti con qualcuno per dire: ma come, dove hai il punto debole, come gioca, e ti vai a vedere qualche vabbè, immagine. sicuramente sì. Sicuramente sì, e sicuramente anche l'allenatore fa la sua parte in questo caso perché comunque va a vedere l'avversario, lo conosce, anche io penso di conoscere praticamente tutti a livello challenger, a livello ATP, quindi sicuramente ci confrontiamo insomma, per svolgere il match nel miglior modo possibile praticamente. Certo. Facciamo l'esempio di un mago che, visto che qui vicino a Trieste, io so com'è, anche perché, aspetta, chi l'ha detto che è uno dei tornei preferiti? Ah, Simone Vagnozzi, ha detto, ah, un mago a me piace tanto perché proprio Bellissimo, sono d'accordo. l'atmosfera che si vive è proprio bella. E allora la domanda che ti faccio è, facciamo l'esempio a un mago, giochi la partita, la vinci o. E poi vai a vederti altre partite durante i tornei oppure vai a farti il tuffo in mare e non te ne frega un cacchio. Guarda, sinceramente, un mago.
Dopo le partite, di vedermi anche altre partite non riuscivo perché giocavo sempre 3 ore e mezza, 3 ore e 40 sotto 50 gradi, quindi mi andavo a buttare in mare per recuperare soprattutto. Quindi lì non andavo a vedere anche le partite degli altri, sinceramente. No, però ti capita, insomma, in qualche altro torneo di andare a vedere qualche altra partita di altri giocatori. Sì, sicuramente, sicuramente mi capita, certo, è importante vedere anche gli altri ragazzi giocare. Allora, premesso, chiede Renzo, premesso che tutti giocano tecnicamente bene, fisicamente, sono tutti allenati, sono degli atleti. Fa tanta differenza quindi l'aspetto mentale? E come si fa a fare quello scalino in più? Proprio l'altro giorno parlavamo, tu guardi Federer fa dei punti pazzeschi e al limite fa, com'è? Io spaccherei il mondo, punti incredibili, cioè, e invece Nadal esulta, si salta, tu invece Federer, come la vedi? Cioè, fa tanta differenza, quindi è proprio l'aspetto mentale che fa la differenza? L'aspetto mentale sicuramente fa la differenza e ognuno ha la propria personalità, quindi riuscire a trovare il tuo giusto focus tra fare i punti e avere la grinta interiore è fondamentale, però ognuno di noi ha la propria personalità, quindi c'è chi lo fa, chi lo mostra di più e chi meno. Comunque la cosa importante è riuscire a mantenere un livello di concentrazione importante durante il match. Ok, qual è il... Adesso mi è venuto in mente perché stavo leggendo una cosa sui grandi slam. Qual è il campo dove entri e le gambe fanno così, che tremano? Boh. Insomma, gli US Open quando sono entrato con Wawrinka in campo, un pochino si sente quando entri in quegli stadi enormi. È Pieni. una bella sensazione, però devi anche saperla gestire. Eh sì, sì non mi ricordo con chi parlavo, ma quando giochi contro questi personaggi, no, che sono nei primi 10, così, senti la presenza, tra virgolette, fisica dell'avversario? Cioè, mi sembra che parlavo con la Flora Perfetti, quando ho giocato contro la Sabatini, ha detto, io sono entrato in campo e lei è entrata come Mosè che apre le acque, cioè sentivi proprio la presenza proprio fisica di un personaggio cioè importante, no? Si sente questa magari quando giochi contro i top. Le Io non ho mai avuto la percepisci? fortuna di giocare contro i top 3, quindi loro tre non ho mai avuto la fortuna di giocarci, però ti posso assicurare che sicuramente la senti la presenza perché entrare in campo con un Federer, con un Nadal o con un Djokovic sicuramente non è facile, non è facile la gestione del match, non è facile sicuramente mentalmente essere lì e riuscire a essere a focus. Sì, quindi già loro sono bravi e partono anche con questo concetto che gli porta Non è sicuramente. facile, sicuramente, certo. Sì, devi vincere non solo contro il giocatore, ma anche contro qualcosa di più. È bella sta cosa Chiaro, chiaro. che abbiamo, anzi, hai detto. Allora, aspetta che leggo ancora qualche domanda. Ok, questa è una domanda, diciamo, tecnica, non so se privata o no. Che racchetta, corda e tensione usi di solito? E se le modifichi a seconda dei tornei? Guarda, io ho cambiato racchetta quest'anno, ho preso una Head, come si chiama, Extreme, e uso la corda Experimental della Head 1,25 e la tensione può variare un pochino a seconda delle condizioni. Tensione. Scusa, la Head Gravity ho preso, non Extreme, è che ora siamo fermi da 3 mesi, quindi non mi ricordavo neanche più il modello. Chissà se ti ricorderai tenerla in mano. No, scherzo. Esatto. Speriamo di sì, perché sennò è un casino. Speriamo di sì. La Gravity è quella azzurra, nero azzurra, mi sembra, sì. Quella che cambia colore, esatto. Sì, quella quasi tipo le cose che trovavi nelle patatine che li giravi così e cambiano. Esatto. Allora, andiamo a leggere ancora qualche domanda, se c'è, poi andiamo ai saluti. Anzi, no, ti faccio la domanda, dopo me leggo quelle altre che mancano. Quella di Marco.
ieri. Allora, ha detto, chiedigli questo. Chiedigli se nei punti clou delle partite, nei punti importanti, ha smesso di fare pentole a pressione. Non lo so perché sono fermo, quindi non ti posso rispondere. Ah, diciamo che la pressione la sento ancora nei punti importanti, purtroppo, quindi è un fattore importante che sicuramente sto provando a migliorare. È importante sicuramente migliorare perché i punti importanti di una partita, soprattutto al nostro livello, sono quelli determinanti. Certo. Allora, io ti faccio l'ultima domanda che vedo qui, almeno adesso è l'ultima, perché poi mi arrivano di continuo, quindi se mi arrivano altre te ne faccio, ma è se hai qualche routine particolare, magari anche scaramantica, prima delle partite o durante le partite, non dico a livello delle bottiglie di Nadal, tutti i tic, ma magari non so. Prima della gara mangio sempre 4 ore prima, lo facevo io una volta quando giocavo a calcio. No, diciamo che cerco di preparare sempre le racchette poco prima del match, questo sì, quindi mi cambio grip, faccio il marchio delle corde, cerco di tenere le racchette precise e lo preparo sempre prima del match. Questa è una caratteristica. Resto non sono particolarmente scaramantico. Senti, ma adesso che non ci sente nessuno, no? Ma la storia di farsi passare 3-4 palline della raccattapaglia, no? E poi le guardi, cosa guardi? E le scegli. Eh no, guardi sicuramente il momento della partita, quindi se è più usata la pallina, se è più nuova in base all'avversario, usi una magari più usata, una più nuova, quindi la velocità della pallina un pochino cambia. Quindi non è una questione, passamene 8 che così prendo un po' di fiato. No! Dipende dai momenti poi, però ti ripeto, io spesso la valuto in base anche a quanto sia usata la pallina, quindi se va un po' di più, un po' di meno. Certo. Senti, e ultima cosa che ti chiedo io è, secondo te, se ti sei fatta un'idea. Come cambierà il tennis adesso dopo questa situazione qua? Cosa potrebbe... Cioè, perché se per esempio si parlava fino a pochi giorni fa anche US Open a porte chiuse, senza pubblico, lo vedi uno sport senza pubblico? O ecco, ti faccio una provocazione. Preferisci aspettare, non so, 3 mesi in più e giocare con la gente o vorresti ritornare e giocare senza nessuno che ti guarda, tra virgolette, in TV? Ecco, mettiamola così. Ma da un punto di vista lavorativo ti direi torniamo a giocare perché qui comunque noi siamo dei liberi professionisti, quindi non abbiamo guadagni in questo momento come tantissime persone libere professioniste in Italia e nel mondo. Però sicuramente è uno sport che il pubblico è un fattore fondamentale perché è uno sport che quando c'è il pubblico sicuramente l'atleta si sente è più felice di giocare anche. Quindi, ti ripeto, è difficile in questo momento dire quando torneremo a giocare, perché potrebbe essere settembre, come gennaio, è molto difficile secondo me. Sì, sono d'accordo con te. Adesso l'altra settimana sembrava che erano tutti convinti che il 4 si riprende e invece il buon Conte Esatto, è venuto in televisione e esatto. ha fatto un gesto che io non ripeto, perché erano tutti convinti, ma praticamente ci ha fatto un gestaccio e ci ha mandato di nuovo a sedere. Diciamo. Senti, Esatto. ultima domanda che mi fanno e poi ti lascio andare è... Qual è diciamo, il pubblico più corretto e quello più casinista che hai trovato in giro per il mondo? La seconda rispondo subito, Coppa Davis a Buenos Aires, una roba pazzesca. Il pubblico più caloroso che abbia mai visto, sicuramente lì. E il più corretto. Il più corretto, ci dovrei pensare bene qui, Guarda, ma Luca. ce ne sono tanti corretti, dai, diciamo che la maggior parte del pubblico generale mondiale è abbastanza corretto, ovviamente fa il tipo per il proprio connazionale, però non è che va. Certo.
troppo sopra, insomma. Sì, Luca, sei sparito, forse hai perso la connessione. Spero che... Scusami, Ah, sì, mi ok. stavano... Ah, Esatto. ok, adesso andiamo a chiudere. Diciamo che Luca Baldissara mi diceva che il pubblico più corretto è sicuramente magari Wimbledon, ma anche troppo, ha detto, perché se... Ah, sì, Perché, ma esatto. hai detto, ma anche Sì, troppo, perché se sei nel campo, esatto, anche troppo. se sei nel campo 35 e ti viene da starnutire, ti guardano come se avessi fatto scoppiare la bomba atomica. Adesso va bene essere Sì, corretti, però... sono molto precisi, è vero, sono molto molto precisi, è verissimo. Sì, è vero. Dai, allora, Alessandro, Ha io ragione. ti lascio andare, ti ringrazio tanto per questa chiacchierata. Ti Grazie auguro il meglio a te. per il rientro in Grazie campo e spero prima possibile. E io saluto anche i a te. Grazie. partecipanti. Noi ci vediamo domani, ritorniamo alle 18 e parleremo con Marco Cernas, che è un esperto in comunicazione e marketing per associazioni sportive. Perché la domanda è: che fine faranno queste associazioni sportive, visto che dicono che tanti, se si prolunga questa situazione, rischiano di chiudere? Quindi, come muoversi in questo periodo e come cambierà lo sport a livello amatoriale? Perché ci sono anche gli amatori che giocano e sono sicuramente una buona base per il movimento sportivo in generale e soprattutto tennistico. Ancora grazie Alessandro, ti auguro un buon Ciao, pomeriggio grazie. e saluti a tutti, ci vediamo domani ore 18. Ciao, ciao, grazie mille. Ciao, ciao. Ciao, ciao.